Sono Paola Boccalatte, co-curatrice della mostra che inaugura nuovamente oggi. Vi trasmetto un messaggio da parte di Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione. Questa esposizione, che doveva arricchire lo scorso anno il programma delle celebrazioni per il 75esimo anniversario della liberazione di Torino, rinviata a causa della pandemia, rappresenta un'occasione importante per conoscere e apprezzare il lavoro di Felix de Cravero. Attraverso le immagini inedite di questo fotoreporter partigiano, conosciuto anche per le doti artistiche come pittore, possiamo rivivere le fasi della liberazione dai nazifascisti del capoluogo piemontese. La discesa dei partigiani in città, gli ultimi scontri nei giorni dell'insurrezione, la sfilata del 6 maggio 1945, dove l'occhio del fotografo pittore coglie i particolari dei volti nella folla, le fasi che precedono la smobilitazione. Il grande fotografo Henri Cartier-Bresson diceva che fare una fotografia vuol dire allineare la testa, l'occhio e il cuore. È un modo di vivere. Una fotografia non è né catturata né presa con la forza. È lei che si offre, è la foto che ti cattura. Negli scatti di Felix de Cravero, nelle immagini che ci restituiscono alcuni dei momenti fondativi della nostra vicenda democratica e repubblicana, c'è un discorso storico, un racconto visivo importantissimo. Le foto diventano fonte storica, testimonianza diretta degli eventi, capaci di suscitare in chi le vede emozioni e riflessioni che lasciano un segno profondo. A nome del Consiglio regionale che rappresento, credo sia giusto ringraziare i curatori e condividere l'impegno a far sì che questa esposizione sia un primo passo per diffondere presso un pubblico più vasto l'intera opera fotografica di questo artista della Resistenza, che ha contribuito alla crescita culturale e democratica del nostro paese. Benvenuti, quest'oggi reinauguriamo questa mostra, la reinauguriamo a causa delle chiusure e aperture dovute ai lockdown della pandemia, reinauguriamo questa mostra dal titolo 75 anni dopo la liberazione di Torino nelle fotografie di Felix de Cravero, che è il Museo Diffuso della Resistenza, dei Diritti, della Guerra, della Deportazione di Torino ha realizzato in collaborazione con Istoreto, l'Istituto Storico per la Resistenza di Torino e la NCR, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Noi possiamo assistere a un'esposizione di scatti inediti del fotografo Felix de Cravero, fotografo e artista, che accompagnano l'ingresso dei partigiani nella Torino dei giorni della liberazione e accompagnano tutti i combattimenti e tutta l'attività di liberazione. Possiamo assistere a questa mostra attraverso dei rapporti tra le fotografie e i documenti che i due curatori della mostra hanno collettato per rendere comprensibile un percorso storico attraverso lo sguardo di un fotografo e artista. Siamo contenti di poter riaprire l'attività museale di questi giorni con una esposizione che parla di 25 aprile, anche se la fase spazio-temporale sposta la mostra dal 25 aprile 2020 alla sua chiusura nel 28 aprile 2021. Siamo contenti perché così restituiamo un pezzo di spazio museale alla città con una bella mostra. Siamo contenti perché c'è questo dialogo tra le foto di Felix de Cravero e le opere di Paola de Cravero, sua figlia, che vengono ospitate e allestite negli spazi dell'Istoreto, e speriamo che questo sia un altro pezzo di percorso culturale che la cittadinanza può avere in questi momenti difficili di aperture e chiusure dovute al lockdown. Grazie. Sono molto lieto in questa giornata perché finalmente questa mostra, che a causa della pandemia era stata chiusa, può essere vista dal pubblico. Mi soffermerò solo su due particolari. Uno è la scelta che abbiamo fatto nel progetto della mostra.
Invece di scegliere alcune immagini, abbiamo scelto di riprodurre tutte le immagini scattate da Felix De Cavero nel corso delle giornate dell'insurrezione di Torino e in quelle successive, immediatamente successive, riproducendo quello che è la sequenza esatta corrispondente ai negativi originali. Questo perché ci permette di rivedere l'occhio di Felix De Cavero, che usa la macchina fotografica come strumento che aveva già utilizzato. Felix De Cavero era nato nel 1908 e si era diplomato all'Accademia Ligustica di Genova ed era già prima della guerra pittore di rilievo con incontri importanti, anche tra cui Marinetti o il critico d'arte Bernard Berenson. Usa questo strumento della macchina fotografica nella sua attività professionale presso un'azienda importante, azienda milanese, dove si occupava di, oggi si direbbe, di comunicazione, ma quindi di espressione grafica. Si trova l'8 settembre nelle Langhe, perché è richiamato militare l'anno prima, si trova l'8 settembre 43 nelle Langhe e inizia la sua collaborazione come partigiano nella 14ª brigata, che poi diventerà divisione Garibaldi. Qual è la particolarità di questa mostra per cui abbiamo fatto questa scelta? Tanto bisogna ringraziare la figlia Paola De Cavero per questo generoso prestito, tenuto conto che è un archivio considerato proprio per la sua valenza artistica e fotografica e documentaria dalla sovrintendenza competente come archivio di notevole interesse storico. La particolarità è che De Cavero vede, e lo si vede benissimo dalle immagini, coglie i momenti, e sono poi in particolare tre, l'arrivo della sua formazione a Torino, con un'immagine rarissima, l'unica, dell'uccisione di un cecchino fascista in via Valperga Caluso, i funerali partigiani, primi funerali del 30 aprile 1945, la grande sfilata della liberazione del 6 maggio e il periodo antecedente alla smobilitazione del giugno, dove il comando a cui lui faceva parte era a Villa Lovera, sulla collina torinese. La particolarità di questa mostra è l'occhio dove la sua sensibilità di artista si manifesta nel taglio delle immagini, ma anche nel cogliere situazioni, volti, non fotografa. Un esempio classico che si può fare, lo si può vedere, nella sfilata del 6 maggio, non fotografa tutto quello che c'era, le autorità, Franco Antonicelli che faceva il discorso in Piazza Vittorio, lui fotografa le persone, fotografa i suoi compagni di lotta e fotografa i volti delle persone, con una sensibilità che era già presente nella sua produzione artistica prima della guerra e soprattutto con una sensibilità che si vedrà meglio, e qui speriamo veramente poi di poter rendere pubblico con una mostra successiva l'imponente mole di immagini scattate nel periodo delle Langhe, con una sensibilità particolare per il paesaggio. Il visitatore troverà all'interno della mostra alcune frasi di critici d'arte che proprio sottolineano questo aspetto. Qui abbiamo un artista che vede con il proprio occhio e in questo modo, questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare chiudendo, rovescia e scardina un'immagine tradizionale e della Resistenza, un'immagine stereotipata della Resistenza. Un invito affinché la mostra sia visitata, perché attraverso una visione diretta e non solo attraverso i media, le piattaforme online, eccetera, eccetera, credo che se ne possa cogliere la purezza e la bellezza di queste immagini e ripercorrere
con l'artista Felix il suo stesso percorso, calandosi in questa luce, che è luce di speranza ed è stata luce di sofferenza prima. E tutte queste emozioni e vibrazioni, io credo, si possano cogliere nella sequenza che scorre lentamente e nel silenzio di questo spazio che accoglie questa prima mostra di mio padre, a suo ricordo.